Io ho fatto una battuta a ridosso della sentenza del TAR che ha giudicato, entrando nel merito, assolutamente infondato il ricorso del Miceli, in danno non tanto mio, ma in danno anche della volontà elettorale democraticamente espressa dai cittadini trapanesi, suffragata dalla verifica, che è stata fatta anche dalla commissione. Diciamo, presieduta da un magistrato, circa l'esito. Che dire, il commento non può che essere di natura politica. L'ho già detto a caldo, lo ribadisco. Per imparare a vincere bisogna saper perdere. Invece Miceli e compagni hanno perso una buona occasione per fare passarsi la mano sul petto, capire dove hanno sbagliato in questa campagna elettorale, che li ha visti protagonisti anche di un'azione diffamatoria, pesante sul piano personale, di criminalizzazione dell'avversario politico, reo di essere stato sostanzialmente il portatore dell'alluvione a Trapani, insomma, robe che non stanno né cielo né in terra. Ringrazio i legali che ci hanno assistito in questa vicenda, andrebbero un po' meglio approfonditi con loro. Il dato politico è uno, perché dai Dio esiste la norma che ti consente di fare ricorso, eccetera, però la strumentalità del ricorso di Miceli sostanzialmente svanisce come nebbia, o come neve, anzi, al sole. Io mi auguro che questa lezione la impari anche per il futuro, trattandosi anche di classe dirigente più giovane graficamente della mia, se tu non sai perdere in una battaglia, anzi dovresti prendere lezione dagli errori che ti ha portato a perdere una battaglia politica per poi essere maturo al punto tale da imparare a vincere. Questo è il giudizio politico che esprimo è questo, insomma, se la sono cercata e continuano a cercarsela, e lasciatemelo dire senza spocchia, troveranno e verranno serviti per come meritano.